We'll be right back.
Tutti, buonasera, come state studenti? Benvenuti al primo episodio della seconda stagione di Caffè Italiano con Manu. Se non ci conosciamo, io sono Manu Venditti di Italy Made Easy, sono un insegnante di italiano e do il benvenuto a tutti 224 studenti che sono qui dal vivo. Siamo in onda, in italiano si dice in onda. E sono nervoso, sì, sono nervoso perché questo è un programma importante per tutti gli studenti di italiano. Che cos'è Caffè Italiano? È un programma dal vivo, 100% in italiano lento. Perché facciamo questo? Noi vogliamo aiutare tutti gli studenti di italiano. È una cosa difficilissima per uno studente di italiano è trovare materiali interessanti, divertenti, con cui fare pratica di questa bella lingua. Contenuti divertenti, come questo spero, dove la persona, io, parlo un italiano naturale, ma un po' più lento, senza dialetto, senza cose del genere. Allora, io do il benvenuto a tutti gli studenti che sono qui dal vivo. Sono le 7 di sera nella East Coast americana, sono le 9 di mattina in Australia e è tardissimo in Europa, mi dispiace. Come state, studenti? Io vorrei vedere se riesco... abbiamo la chat qui. Allora, chi c'è qui? C'è... Lolli Lolli, non essere nervoso, sono nervoso, ma sono nervoso per la tecnologia. Perché ci sono problemi di tecnologia quasi sempre. Buonasera a tutti da San Diego, Rosemary, buonasera. C'è Linda, c'è Pallitu, ciao a tutti, c'è Daniel. Ci sono 260 persone. Allora, oggi questo è un programma diverso perché abbiamo introdotto una cosa. Parliamo di che cosa facciamo oggi. La cosa importante di questo programma è che voi possiate ascoltare un italiano che parla in italiano nel modo naturale, perché non ho scritto niente, improvviso, ma un italiano che tu puoi seguire. E oggi lo facciamo con dei giochi. Questo è il nuovo formato di Caffè Italiano, che è un programma, ora è un talk show, anzi, diciamo in italiano è un talk show, e un game show. Oggi facciamo dei giochi con questa ruota e non vedo l'ora di cominciare. Io vorrei chiedere a voi che siete nella chat chi è qui per la prima volta. Ricordo, mentre rispondete, ecco un attimo, chi è qui per la prima volta? Benvenuti a tutti! Studenti, quanti? Studenti vecchi e studenti nuovi. Siamo qui per divertirci con la lingua italiana. E oggi abbiamo questi giochi che sono linguistici ma divertenti, niente paura. C'è Villa... Oddio. Isabel, tu sei uno studente vecchio. Prima volta per Stephanie, prima volta per Monica. Benissimo. Pronti a divertirci? Siamo pronti? Allora, io prendo questa ruota. Togliamo la chat che... Dove sta? Togliamo la chat. Prendo questa ruota e vi spiego le categorie con le quali giochiamo oggi. Allora, abbiamo una definizione. Abbiamo... Questo significa che voi potete fare domande a me. Abbiamo due categorie, come si dice e che significa. Poi qui abbiamo un proverbio. Questo non si vede, ma è cos'è. Cos'è
È divertente. Poi abbiamo la categoria verbi e la categoria scrivi. Prima di cominciare, io vorrei ricordare a tutti voi che questo programma è trasmesso dal vivo, live, ma ovviamente potete guardare questo programma dopo. La cosa bella di guardarlo dopo anche è che ci sono i sottotitoli in italiano ed è ancora più facile seguire e divertirci insieme. Io tolgo un attimo la ruota perché vorrei parlare un po' con voi. La prima volta per molti di voi e grazie John, che bello questo video. È la prima volta per... È difficile leggere i nomi. Buonasera Terry, ciao Joy. Allora, siete pronti? Vediamo che cosa esce. La ruota la devo girare io, ovviamente. La tengo perché non mi fido. Allora, che categoria volete? Scrivi, oh! La categoria più difficile, perché questo è un esercizio di dettato. Allora, vediamo se posso farlo. Così. È un esercizio di dettato. Allora, io ti chiedo di prendere carta e penna e provare a trascrivere quello che io ti detto. È un esercizio breve, divertente, spero, e importante. Anche se sei principiante, scrivi, partecipa a questo gioco con me. Allora, io preparo. Speriamo di... Ok. Siete pronti? Carta e penna. Sto per dettarvi. Allora, prima leggo... dove sta? Mettiamolo qui, così lo vedo bene. Allora, prima leggo il pezzo che sto per dettare, mentre tu prendi la carta e la penna. E il pezzo è questo. A mio cugino Alessio piace molto fare gli scherzi. Ogni giorno ne inventa un altro e spesso fa arrabbiare i suoi poveri amici, che ormai hanno perso la pazienza. Quindi questo è il pezzo che trascriviamo insieme. Allora, se siete pronti, io detto... Siete pronti? Ok, siamo pronti. Abbiamo 284 studenti pronti a trascrivere. Carta e penna. A mio cugino Alessio. A mio cugino Alessio. Piace molto fare gli scherzi. Fare gli scherzi. Punto. Punto significa... Punto. Fine frase, finito. Punto. Ogni giorno ne inventa un altro, e spesso fa arrabbiare i suoi poveri amici. I suoi poveri amici. Virgola, virgola, così. Che ormai hanno perso La pazienza, punto esclamativo. Allora io rileggo questo testo e poi lo controlliamo insieme e poi facciamo un altro giro di ruota. Allora, a mio cugino Alessio piace molto fare gli scherzi. Ogni giorno ne inventa un altro e spesso fa arrabbiare i suoi poveri amici, che ormai hanno perso la pazienza.
Pazienza. Allora, avete scritto, wow, che figata! Ragazzi, sono orgogliosissimo di tutti voi studenti. Vediamo se vi posso far vedere la soluzione. Perché? Allora, si vede? È troppo piccolo? Allora, a mio cugino Alessio, il problema qui forse è Alessio con due S, piace molto fare gli scherzi. Scherzi? Questa è la parola difficile. Scherzi. Se non capisci qualcosa, dopo puoi cercare sul vocabolario. Io qui preferisco non usare l'inglese in questo programma. Ogni giorno. Esatto, oh che bravi, vi aiutate, mi piace. Ogni giorno ne inventa un altro, questo è un problema, un altro senza l'apostrofo, non un apostrofo altro, ma senza apostrofo, un altro. E spesso fa arrabbiare, due R e due B, arrabbiare i suoi poveri amici che ormai hanno con l'H perso la pazienza. Io ho visto che voi siete bravissimi, ma lo sapevo già, io so già che siete bravi, quindi non mi preoccupo, non ci penso neanche. Un altro è maschile, un'altra è femminile e ha l'apostrofo. Ma facciamo un altro giro di ruota, giusto? Perché questo è un programma così. È interattivo. Allora. Cosa uscirà? Proverbio. Benissimo. Allora, è uscito il proverbio. Quindi io adesso ti dico un proverbio e tu dovresti e devi indovinare che significa. Quando si usa in italiano questo proverbio. Allora, intanto lo preparo. Dove sta il proverbio? Eccolo qua. No, non questo. La tecnologia è difficile, da solo. Eccoci qua. Siamo nella categoria proverbi e detti. Qual è il proverbio? Allora, sei pronto? Pronta? Pronti? Il proverbio è: can che abbaia non morde. Can che abbaia non morde. Allora, una piccola cosa. Can significa cane. Questo è un proverbio e allora la pronuncia è più poetica. Quindi cane. Can che abbaia. Abbaiare? Abbaiare è il suono che fa il cane. Bau bau! In italiano è bau bau. Quindi, can che abbaia non morde. Mordere significa questo, fare con la bocca. Vedo quel. Vediamo se si riesce a vedere. The dog that barks doesn't bite. Boh, non lo so, non lo conosco in inglese. Esiste anche in inglese? La spiegazione in questo caso è: chi fa molte minacce spesso non è così pericoloso. Chi fa molte minacce spesso non è così pericoloso. Allora, esiste in inglese? Non lo sapevo. Ok, esiste in inglese. Ho imparato una cosa. His bark is bigger than his bite. Perfetto, allora facciamone un altro, c'è un altro. Questo. Morto un papa, se ne fa un altro. Morto un papa, se ne fa un altro. Questo è un proverbio forse divertente per noi italiani. Questo non ce l'avete in inglese, questo in inglese non esiste.
Sicuramente non esiste in inglese. Morto un papa, se ne fa un altro. Quindi vediamo se conoscete questo proverbio, se sapete cosa significa. There are many more fish in the sea. Attenzione, non è papà, è papa. Papa, questo è il leader, è il capo della chiesa. Questo è il papa, non il papà. For a dead pope, there is another one. Boh, non lo so, vediamo. Morto un papa, se ne fa un altro. Significa che nessuno è insostituibile. Nessuno è insostituibile. Che significa? Che generalmente usiamo questo proverbio alla fine di una amicizia o alla fine di una relazione. Quindi se ti separi, gli amici ti dicono morto un papa, se ne fa un altro. Quindi questa persona che prima c'era, non importa, ce ne sarà un'altra. Quindi questo è il. Questo proverbio non parla del papa, nel senso che non parliamo del papa vero. Non è un proverbio religioso, è un proverbio che parla delle relazioni. Le relazioni. Ok, facciamo un altro giro. Come stiamo con il tempo? 9:24. Bene, bene, bene. Facciamo ancora un 5 minuti di compagnia insieme. Facciamo un altro giro? Aspetta, non vale, non vale, non vale. Oh, verbo. In questo caso, questa è una sfida. Io sfido te, studente, a coniugare dei verbi. Quindi, qual è il verbo che ti voglio far coniugare? Lo devo cercare. Un attimo, dove sta? Verbi. Ok. Allora. Conoscete il verbo pregare? Oh, abbiamo parlato di papa e adesso il verbo pregare. Il verbo pregare significa to pray. C'è scritto lì in inglese perché un po' di aiuto poco poco va bene. Allora, io vorrei chiedervi di coniugare il verbo pregare nel presente nella forma noi. Quindi noi. Che cosa? Scrivete nella chat la vostra teoria di come si coniuga noi preghiamo. Esatto, Rick con H. Questa è la cosa importante. Preghiamo con la H. Benissimo, ma non finisce qui, non finisce qui. Troppo facile, fermi. Abbiamo ancora qualche. Dove sta? Non trovo mai il mouse. Preghiamo è la risposta giusta. Perfetto. Adesso, per quelli di voi che conoscono il condizionale, qual è il condizionale di pregare con il soggetto loro? Il condizionale è un'ipotesi. Loro. Non posso dirlo. Non posso dirlo, quindi zitto. Il condizionale. Presente di loro. Pregano. Questo è il presente. Pregano è il presente. Loro pregano. They are praying. Noi vogliamo il condizionale. They would pray. Grazie, Christian. Grazie, Christian di Italy Medici. Allora, Michael pregherebbero. Alice pregherebbero. Giusto. Pregherebbero. Adesso guardiamo la risposta. È così. È strano perché preghe con l'H e due B pregherebbero. They would pray. Facciamone un altro, dai, facciamone un altro e poi chiudiamo.
Questo è difficile. Il verbo disdire, che vuol dire cancellare un appuntamento, annullare un appuntamento, disdire. In italiano non usiamo cancellare. Non è giusto dire cancellare un appuntamento. Il verbo è disdire. E io vorrei il presente di voi. So you guys cancel. Vediamo se questo è facile o è difficile. Io non lo so perché io sono italiano, per me è tutto facile. In italiano, in inglese no. Allora, James, disdite, Amy, disdite, Alice, disdite. Ok. Era facile allora, bravi. Bravi. Perché in italiano i verbi composti hanno la stessa coniugazione del verbo principale, quindi disdire contiene il verbo dire e voi dite, quindi voi disdite esattamente uguale, ma ne ho un altro. L'imperfetto di io, quindi se conosci l'imperfetto, se non conosci l'imperfetto non è un problema, lo impari oggi. L'imperfetto di io con il verbo disdire. Allora, Francesca disdicevo, Sheila disdivo, Colette with love disdo, disdevo, è difficile, questo è difficile, ok, questo è più difficile, per fortuna, perché sennò è tutto facile, no, no, qualcosa di difficile. Ma vedo che molti di voi hanno indovinato, per esempio Judith ha indovinato. Chi altro c'è? Quasi, 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 quasi. Quasi, ops. Disdicevo. Io disdicevo. Io disdicevo. E ho visto che Christian ha scritto I used to cancel. Oh, ha scritto lì, I used to cancel. Bravo, Christian. Christian lavora con Italy Made Easy, ok? Allora, quindi com'è andata? Com'è andato questo primo episodio di Caffè Italiano con Manu, stagione 2? Come ho detto, un'opportunità per studenti di ascoltare l'italiano e divertirsi. Abbiamo parlato di lingua, ma non una lezione di lingua. È stato divertente, spero. Io vorrei ringraziare tutti voi per aver partecipato, quasi 300 studenti hanno partecipato a questo programma. Noi ci vediamo, vi ricordo, ci vediamo il primo giovedì di ogni mese. Oggi non è il primo giovedì del mese, lo so, ma da adesso in poi, a partire da luglio, il primo giovedì del mese è Caffè Italiano con Manu. Quindi scrivilo sul calendario, mettilo nell'agenda e non vedo l'ora veramente di vederti nel prossimo stream. Io ti ringrazio, ti do un bacione, un abbraccione, complimenti per l'italiano e complimenti per voler partecipare a questo tipo di programma. Sei il mio eroe o la mia eroina. Un mondo di bene a tutti.